Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Desmond. È il 1718, manca praticamente un secolo alla fine della partita, ma siamo entrati secondo me nella fase più divertente perché siamo riusciti a... Vi ricordate quella volta che la Francia per la seconda volta mi ha tradito, senza entrare praticamente in una guerra dal lato nostro contro gli inglesi? E vi ricordate che io dissi, vabbè ragazzi, basta, butto via la partita perché mi fa schifo, non ci voglio più giocare, perderò. In realtà poi è andata a finire in modo diverso e la vendetta è arrivata proprio negli episodi scorsi perché abbiamo messo in personal union i francesi, questi esseri. Allora, adesso c'è da fare veramente una pulizia che voi non avete idea. C'è da fare veramente tantissima pulizia di truppe, di navi, di province, di stati, cioè, veramente non ho assolutamente tempo da dedicare all'azione in questo episodio, se non vediamo in fase finale della partita. Prima cosa che facciamo, eliminiamo i Mercs, perché ci hanno aiutato tantissimo nella guerra, ma penso che abbiano raggiunto il loro scopo. Le Colonial Troops mi possono attaccare Ruanda e Kasange, assolutamente, lo facciamo immediatamente perché... la conquista dell'Africa è abbastanza semplice, secondo me. Poi andiamo in Royal Irish Army, dove si trova? Questo lo portiamo in Portogallo. Però, ragazzo mio, ecco fatto. Metti insieme questi 44.000 e li porti a Beja, anzi no, in Algarve. Ok? Poi ne abbiamo altri... 20, 10, va bene, ok, questi ragazzotti li portiamo direttamente a Parigi. Dopodiché abbiamo un esercito che un tempo era svedese e adesso in New Sweden, che è una nuova colonia che abbiamo annesso. Poi qui in Nuova Scozia, che poi non è la Nuova Scozia questa, ma è l'Acadia, abbiamo lo Skanska Armeen, fantastico, che figata. Questo lo teniamo in Canada, oppure lo utilizziamo più avanti. No, possiamo portarlo nella capitale del Desmond, Messico, perché mi piacerebbe poterlo utilizzare in futuro. Poi qui abbiamo delle navi da trasporto svedesi che buttiamo via. Qui abbiamo dei cannoni lasciati lì, fermi. E tutte le altre truppe sono in movimento. Perfetto. Le truppe le abbiamo sistemate. Navi. Allora, la Baltic Fleet, benissimo. London Fleet pure. Questa è la Third, mi sa che stava... facendo il Protect Trade nei Caraibi, quindi diventerà la Caribbean Fleet. Caribbean Fleet, ok. Poi abbiamo 6 navi pesanti ferme, altre 3 navi pesanti ferme le portiamo a London. E altre 3 navi pesanti ferme le portiamo a London, va bene. Separatisti di Luban, Harsh Treatment, boom. Spendiamo soldi, ma almeno aumentiamo la nostra, il nostro assolutismo. E poi dobbiamo includere la cultura svedese nelle nostre culture. In questo modo avremo il 12% della popolazione integrata. Abbiamo dei prestiti che dobbiamo ripagare. In realtà soltanto uno, quindi è abbastanza semplice. I soldi tornano a scorrere. Che altro si potrebbe fare? Colonie. Abbiamo una colonia in Delaware che non sta più andando avanti. Iniziamo a recuperare l'Enape e Unami e nel frattempo magari chiediamo al nostro esercito sì di andare nella capitale del Nuovo Messico, ma nel frattempo di passare, che questo è il Desmond Messico, veramente, alla capitale in Texas. Ok, vabbè, non lo so, l'hanno spostata qui, non mi interessa. Fatto questo, iniziamo a convertire al cattolicesimo le province africane. Poi abbiamo Liberty Desire molto alto con la Francia. Beh, certo, c'è un motivo. Li abbiamo appena conquistati e sconfitti. Quindi io direi di recuperare un diplomatico che adesso sta in Olanda, togliere la pausa a velocità 3 ed iniziare l'opera di miglioramento delle relazioni con il nostro vassallo. Francia è molto forte, quindi per forza di cose dovremo cercare di spingere il più possibile per migliorare le relazioni. Forse potrei addirittura pensare di ripagare loro i debiti, se ce li hanno. No. No, 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 è un discorso diverso, in personal union, quindi
non posso ripagare i debiti, un discorso diverso. Desmond Mexico invece posso fare placate local ruler. Parlando di local ruler, abbiamo un 2-4-0. Diamo un figliuolo che è un 2-4-2. Va bene, dai, 2-4-2 va bene. Lo teniamo, però bisogna far morire il sovrano. Stati. Ok, niente di nuovo. Ok, perfetto, a Parigi sono arrivate le truppe, 117, non ci sono mercs, 56, 12, 49, riusciamo a fare, direi, 4 eserciti diversi, che si vanno a posizionare tutti in zone strategiche in Europa. Ok, in questo modo non dovremmo schiattare di logoramento. Speriamo. Bene, fatto questo, prendiamo gli eserciti e assegniamo loro i leader quando non ce li hanno. E quando hanno i leader, intanto ho dimenticato una cosa, devo andare a vedere la guerra come sta andando, e quando hanno i leader li addestro. Ok, la fortezza di Kasane sta per cadere. Non voglio attaccare le armate nemiche perché lo farò una volta presa la fortezza, in modo da poi poter inseguire il nemico e fare wipeout. Adesso andiamo a prendere gli altri. Ok, addestramento. E addestramento. Dovrei avere tutti in addestramento tranne quello che effettivamente sta portando avanti la guerra contro questo stato africano. Benissimo. Ok. Sembra che tutto stia andando bene. Stiamo facendo anche 70 ducati al mese. I mercanti ce li abbiamo, il diplomatico è fermo, un diplomatico è fermo. Io a questo punto inizio a fare dei claim su Castiglia. Aumentiamo lo spy network. Una Castiglia data su di Lorena e Toscana, sarà un giochino da ragazzi portare dalla nostra parte, conquistandoli chiaramente. E possiamo fare molti stati però in Africa e non ho assolutamente intenzione di farlo. E adesso andiamo. Avendo distrutto l'esercito nemico, andiamo nella capitale del Ruanda ad assediare. Però c'è la possibilità di far fuori 14.000 uomini in un colpo solo, quindi non me la faccio sfuggire a Luba. Qui riusciamo a portarci a casa una porzione d'Africa notevole, senza colpo ferire, quindi facciamolo intanto che banalmente facciamo salire il nostro manpower, eccetera, eccetera. Con i soldi che mettiamo da parte adesso, a me non dispiacerebbe migliorare il manpower. E oh, che due scatole, ragazzi. Perdiamo punti di. No, perdiamo un punto di stabilità. Non ho voglia di perdere 100 punti diplomatici, anche perché questi mi servono per introdurre la cultura svedese nel nostro impero e questo sarà veramente ottimo anche per le tasse, eccetera. E intanto in Ruanda, come potete vedere, siamo già al 14%, mentre Kasange sta cercando di reclutare un esercito, ma non hanno nemmeno il controllo della loro capitale, quindi sarà facile. Peccato che Ruanda ha però altri forti, cavolo, quanti ne hanno? Forte di livello 6, uno Star Bastion. Pff, pazzesco. Fatemi vedere quanti uomini posso reclutare. Ancora un 100.000 navi, invece sono messo molto male. Credo che andrò. Credo che mi toccherà potenziare la flotta, potenziare la mia, il mio force limit navale. E credo che dovrò andare a far fuori questi tizi, altrimenti finisce male. Non vado ad assediare questa fortezza inutile perché perdo troppo tempo con l'esercito. È il momento di buttare a terra l'esercito nemico. Con le colonial troops ce la faccio senza problemi. La cosa bella è che quando avrò il Ruanda, poi con un piccolo colonist riesco ad arrivare direttamente a Mombasa e poi inizio ad attaccare Marawi. Mombasa, Marawi, Ajuran e poi salgo sul Corno d'Africa perché mi piacerebbe prendere controllo di tutta quest'area per fare la rotta dall'India. Almeno
Questa è la mia idea, poi vedremo. Ok. Perfetto. Adesso se riusciamo ad inseguire questi simpaticoni, vediamo dove vanno. Esattamente dove li sto inseguendo. Sarebbe bellissimo se si fermassimo alla loro lava. E invece no. Vabbè, niente. Allora, facciamo così. Così evitiamo che gli africani ricostituiscano un esercito a Kasangi. Prendiamo il controllo di tutto il territorio. E poi ci spostiamo in Ruanda. Intanto abbiamo della nuova tech. Royal Mortar, perfetto. Quindi nuova artiglieria. Era esattamente quello che ci voleva. Bravi ragazzi. Perfetto. Ah, attenzione che però la capitale del Ruanda, se non siamo bravi, ce la fregano. E quindi dobbiamo marciare veloci anche verso nord, se no se la riprendono. Spero di arrivare in tempo, non lo so, non penso in realtà, ma vediamo. Avanti. Con la tecnologia come siamo messi? Avanti con tutto tranne la diplomatica, ok. Per ovvie ragioni, perché abbiamo un set di idee che sta andando avanti e abbiamo usato molta tech diplomatica per annettere la Svezia. Scusate, punti monarchici, diplomatici. E credo che il mio sovrano non sia una stella. No, beh, in realtà è un 4, no? Ah, in realtà è un ottimo diplomatico. Beh, ottimo. Un eccellente diplomatico. Non il meglio in assoluto, non è un 6, ma... Abbiamo perso un duca, porco cane. Niente, ce la ripigliamo, dai. Sì, ripartiamo con un 21. Dai, dai, facile. Intanto Kasangi non ha più ragione di esistere, quindi non dovrebbero essere più in grado di pagare l'esercito e reclutarlo. Facciamo la stessa cosa su Ruanda e poi chiudiamo questa guerra. Nel frattempo, 9 forse più 4, dove è possibile. In questo modo non perdiamo tempo. Tanto butto un fuoco di sbarramento su questa fortezza da 6, perché sennò facciamo fatica. Io sono in guerra, fatemi vedere però, come prima guerra sono contro Kasangi. Quindi se io adesso chiedo la pace a Kasangi, cosa succede? Che questi non... che non mi prendo Ruanda. Quindi intanto che questi riprendono il controllo della loro regione, ci metteranno un po', io prendo il controllo di tutto il Ruanda e lo butto fuori dalla guerra. E poi dovrebbe essere tutto molto più semplice. Veramente molto più semplice. Intanto con Castiglia iniziamo a fare subito un bel claim su Siviglia. E poi Cadice sarà la prossima. E qui abbiamo dei nativi del cavolo che hanno un po' rotto le palle. A questo punto noi reclutiamo 2000 uomini e li andiamo a sistemare. Intanto Kasangi, guardate, ha recuperato tutto tranne la capitale, ma presto arriverà anche la capitale. Va bene, si sono completamente liberati, che palle. Come sempre dovrei attaccare con più eserciti, perché io attacco sempre con pochi uomini. E poi cosa succede? Che ci metto il doppio nel chiudere le guerre. Questo non è proprio il massimo. Forza. Per potenziare sta flotta non mi serve potenziare niente. Mettiamo in mothball, tranne queste tre navi che mi vanno a fare protect trade, magari English Channel. E noi cerchiamo di ritornare controllori papali. Dai, se ce la facciamo, siamo contenti. E niente, questi hanno il manpower infinito, gli africani. Guardate, adesso mi stanno già attaccando i forti in Congo. Pff, due palle. Veramente. Dove c'è morto il leader?
No, tu mantieni il diplomatico in Francia perché più uno. Il leader qui lo reclutiamo di nuovo. Ehi, 2 stelle, ma che leader! Boom! Allora, le relazioni buone con la Francia me la portano al 41%, quindi adesso è un vassallo di cui ci possiamo fidare. Questo potrebbe significare che la guerra contro la Castiglia arriverà molto presto, non appena avremo un paio di claim in più. Qui però dobbiamo... Ah, mi è morto qui il leader, oh cazzarola. Questo non ci voleva, lo dobbiamo portare... Dobbiamo portare uno per velocizzare l'assedio, dai. Non ci voleva per niente sta cosa. Intanto costruisco grandi shipyard che migliorino un po'. Come sempre, il force limit navale, eccetera. Che guerra sciocca. Però intanto abbiamo sistemato tutto quello che dovevamo con le truppe. Con gli stati, con le navi, con il vassallo e con i debiti. Questo mi fa abbastanza piacere. Chi mi ha schiattato? L'advisor militare. Aumentiamo il morale. Teniamolo a 2 per adesso, poi vedremo. Ok, Upemba è caduto. Ah no, Upemba però. Caspita, gli africani si sono presi una cosa mia. Diavolo. Tanto Karangu è caduta. Quindi tu non mi servi più. Riprendiamo a questo punto uno dei generali migliori che abbiamo. Buttiamo fuori, anzi, no, scusate. Lasciate pure che questi facciano i coglioncelli. No, 1, 2, 3 e 4. Mentre questi stanno qui e tu scendi. Molto bene. Anche manifatture. Abbiamo tanti soldi, dobbiamo sfruttarli, ragazzi. Dobbiamo investirli e sfruttarli perché i soldi iniziano ad arrivare copiosissimi. E adesso che non ho l'esercito proprio il massimo regime, perché posso ancora reclutare in teoria 100.000 uomini, li utilizzo proprio per investimenti. E poi quando inizieranno le guerre giganti, tipo contro la Russia, eccetera, recluterò altri 100-150.000 uomini. E poi ci si diverte a fare veramente l'effetto palla di neve. Anzi, valanga proprio, altro che palla di neve. Bene, dai ragazzi, questi li abbiamo distrutti. Ok, volevo vedere quanto manca l'ENAP. Sì, ci mettiamo pochissimo a colonizzare l'ENAP ad Unami. Delaware pure. No, ragazzi, perfetto. Perfetto. Quindi poi iniziamo a colonizzare l'Africa all'interno. Prestigio o un pay stacks? No, prestigio va bene. Ok. Perfetto. Allora, Ruanda. Non abbiamo i diplots? Ah, caspita. Bel casino. Smettiamo di migliorare le relazioni con la Francia, che comunque adesso non è più sleale per ora. E con il Ruanda... Il solito vecchio errore, il solito vecchio errore, wow. Wow, veramente. Non avevo territorio che mi collegasse, nonostante il colore, perché questo è Wasteland. Palla, ragazzi, faccio sempre le solite sciocchezze. Intanto i ribelli mi stanno dando un'ottima mano. Questa è Ruanda. Sì, questi ce li abbiamo proprio dalle palle as soon as possible. E fra un anno e mezzo. Facciamo fuori i ribelli e poi andiamo a riprendere il controllo di Casage. Dov'è che abbiamo i French Particularist? Ah, a Luango.
E questi li dobbiamo abbattere comunque. Per forza. Ok. Aspettiamo, aspettiamo perché voglio buttare fuori Ruanda non appena ho Lega. Che cosa strana, che cosa simpatica una città chiamata Lega nel cuore dell'Africa. Non l'avevo mai notata. Non l'avevo mai notata, vabbè. Ok. Evora migliora. No, queste no, queste non mi piacciono. Perché non hanno la nazionalità accettata e quindi valgono pochissimo invece. Questi mi piacciono assai. Buono. Ah, positivo, ragazzi. Stiamo costruendo un sacco di manufactories. Per ora 4, ma in pochissimo tempo. Dai, 3 mesi. E dovremmo essere in grado di annettere il Ruanda. E poi prendere Casange sarà un gioco da ragazzi. E qui con la California. Sì, molto bene. Siamo diventati proprio il controller. Yes. Yes, ragazzi. Prima di fare la tecnologia diplomatica, chiudiamo definitivamente le Deploy Ideas, così abbiamo Lowered Impact on Stability from Diplomatic Action e la tecnologia costa il 10% in meno. Adesso dobbiamo spingere molto perché siamo un pochino indietro con la tecnologia, non troppo, ma un pochino. Abbiamo un diplomatico in più come controllori papali, quindi lo andiamo a piazzare nella macro. Così va avanti da solo. E presto, 55 giorni. Ok. Se gli africani ci attaccano, noi supportiamo con il resto delle truppe, se non lo fanno, continuiamo a recuperare territorio finché. Poi non sarà facile. E la Peppa. Che casino. Un sacco di ribelli ovunque. Lega. Boom. Ok. Prima che il Ruanda si liberi, perché si sta liberando, noi dobbiamo prendere il territorio. Però il problema è che hanno già liberato qualche provincia. No, in realtà riesco a papparmeli senza colpo ferire. E adesso tocca ai loro colleghi. Bene. Cazzo. Questo che era l'esercito del Ruanda è diventato un esercito ribelle e mi ha fatto un po' il mazzo, ma. Mo' sistemiamo tutto. Dai. Perfetto. Desmond Central Africa è roba nostra in pratica. Chi è che ha Liberty Desire? Il Messico. Puh, quanto vi odio. Abbassiamo le tariffe, mannaggia. E il punto è che questi mi hanno, ahimè, questi mi hanno, ahimè, preso dei forti, quindi non riesco a buttarli fuori con una pace facile. Devo riprendermi i forti, quindi gli devo far fuori l'esercito, eccetera. Solita rottura di scatole. Però ci siamo quasi. È che non voglio che i ribelli prendano troppo potere, quindi perdo un po' di tempo a Upemba, ma il gioco vale la candela. Ok, adesso riprendiamo il forte di Munene, scusate, e poi si può andare avanti. Ottimo, voi avete fatto il vostro lavoro, come sempre, bravissimi. Sovraestensione purtroppo è 75. Questo significa che devo fare molta attenzione, veramente molta.
prima di fare la pace con questi, perché aiuto Casange, perché se li annetto adesso vado in overextension spinta. Dov'è Maravi? Ah, ma cazzarola, Maravi! No, Maravi la dobbiamo buttare fuori, ma dovremmo essere bravi magari tipo prendere un pezzettino, tipo una città sola, Maravi, in modo da poter confinare con... Ah, qui c'è il Portogallo, però no, lasciamo perdere, Maravi. Dai, riprendiamo tutto il nostro territorio, a questo punto aspettiamo. Guerra vada come deve andare. Prima chiudiamo i core e poi ci espandiamo di nuovo. E la Russia è entrata in rivoluzione. Abbiamo la Revolutionary Russia, ragazzi. Alleati di un'Austria che secondo me... Boh. Secondo me un'Austria abbastanza insipida. Non è per niente forte l'Austria. E credo di poterla sfidare la Russia. Però prima la Spagna. Assolutamente. Scappate voi altri due capi. Niente, non ce la facciamo. Ma che due scappi. E guardate quanto denaro. E li buttiamo tutti in Great Shipyards. In questo modo avremo il nostro Naval Force Limit che lentamente ma inesorabilmente sale. Quando arriviamo al 40% Mary Field Garrison, boh. Siege Ability non è male come bonus, il resto mi sembra abbastanza fuffa. Va bene, controllo sempre la registrazione, sono a 7 minuti oltre i 20, quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.